Ben ritrovati amici del diario, ben ritrovati sulle frequenze TV e web, ben ritrovati su Videostar e oggi allarghiamo ancora un po' il giro delle nostre conoscenze, delle nostre amicizie, stando sempre nell'ambito però della cultura e dell'arte. Oggi facciamo un salto verso lì di un pochino più lontano dal nostro territorio, ma sempre dalla nostra bella Lombardia. Andiamo in Valchiavenna e precisamente a Prata Camportaccio, dove c'è il nostro amico Luca Salva D'Alena, che adesso conosciamo e ringraziamo anticipatamente per aver partecipato alla nostra trasmissione. Ciao Luca. Ciao Marco, grazie naturalmente a tutti voi. Sono io che devo ringraziarvi. Come ti definiamo? Un artista, un disegnatore, un illustratore, un pittore, uno scultore, perché sei tutto di questo, ma anche di più. Misto, io mi definisco uno spontaneo. Poi sono nato come scultore, sai, con una scultura in legno. Poi mano a mano mi sono avvicinato alla pittura, a scultore in marmo, scultore in bronzo, quindi il destino, no? Perché una sera un crotto, qua nel Valchiavenna ci sono più crotti, e sono andato a una festa, ho visto un cucchiaio in legno leggermente scolpito, e allora sono venuto a casa mia, ho preso un legnetto del mio giardino e ho fatto questa donnina e gli ho messo sopra una scopina di saggina in testa. E da lì che è nata la mia passione, no? Quando si dice il bello della diretta, il destino, se non fossi andato quella sera in quel crotto, quella festa, non Saresti sarei. diventato un artista e tra l'altro non sei un artista come tutti gli altri, perché sei un artista veramente immaginifico, un po' bizzarro, che fa dell'ironia e dell'umorismo. Basta dare un'occhiata a quello che sta dietro di te come prima parte delle opere, ma poi durante la nostra trasmissione mandiamo delle immagini delle tue opere. Il compito di un artista, in fin dei conti, è proprio quello di lasciare una traccia, una testimonianza di un'epoca, un veicolo di pensiero. Le tue opere rispondono a questa caratteristica, anche se hai deciso di farlo appunto con un taglio controcorrente, fuori dagli schemi, molto taglio umoristico, molto ironico, alle volte dissacrante, ma sempre con buon gusto. Da cosa deriva questa tua vena che ti rende veramente originale nel tuo campo? Ma infatti mi reputo un artista un po' differente dagli altri, non seguo le mode, non mi è piaciuto, seguo semplicemente me stesso, quindi la mia fantasia, la mia voglia di vivere, mi piace fare cose particolari e appunto come hai detto te anche lasciare qualcosa del tuo passaggio, di questa breve esistenza, poi non è che lo fa solo per questo, però facendo cose particolari, ironiche, doppi sensi, cose un po' grottesche, la gente è più facile che si soffermi a vederle, indipendentemente dal fatto che piaccia o non piaccia, e questo qua per me è già un buon risultato, anche molte persone mi fermano, anche magari di via, così, vedendo una mia scultura, un mio dipinto, e mi fa molto piacere questo, no? Poi io lo faccio con molta passione, che ci vuole molta passione, se tu lo fai come diciamo a livello economico è molto difficile, soprattutto il giorno d'oggi, ottenere un risultato. Secondo me, proprio la marcia in più della tua vena artistica è proprio questo disincanto, questo voler prendere tutto con leggerezza, ma non in modo leggero, in modo superficiale, perché le tue opere comunque comunicano nei giochi di parole, nei giochi di materiali, nelle forme un po' bizzarre, qualcosa di molto più importante. Tu vivi immerso comunque in una realtà quotidiana che è tra le più belle della Lombardia, perché sei in Valchiavenna, sei lì dove respiri un po' di aria di Svizzera, sei agli estremi confini della Lombardia. L'ambiente che ti circonda quotidianamente, cosa ha contribuito per la tua arte, nei materiali, nell'ispirazione? Prova a parlarcene un po'. Ah, sicuramente sono fortunato a venire a Chiavenna. Tu hai detto Prata è un paese vicino, comunque sono di Chiavenna, no? Qui è sempre la Valchiavenna. Perché c'è molto verde, le montagne, aria più buona rispetto alle città, c'è vicino il lago di Como, e quindi uno rimane anche influenzato dal suo ambiente dove vive, però sia nel pro che nel contro. Magari se io fossi nato, sono a Roma, Milano, sicuramente avrei avuto più contesti, avrei avuto più conoscenze, magari in altri ambiti artistici, così, però io sinceramente sono contento di abitare a Chiavenna, sono tipo tranquillo, non è che ho bisogno di grandi cose, di feste, di serate, così. Lo scopo della mia vita è fare più sculture possibili, cioè cercando di migliorarmi sempre, sia con l'ironia, con i doppi sensi, di fare anche dipinti particolari e di fare
circolare, fare vedere la gente, sentire i vari commenti, tutto quanto. Poi anche Chiavenna è una zona anche di passaggio, chi va a Svizzera, San Moritz, chi va a Madesimo, e quindi è una fortuna anche quello, diciamo, no? Perché passa gente di via, non è proprio imbucata dentro una valle chiusa, no? Essendo di passaggio hai più opportunità, magari di farti conoscere, non succederà mai, però basta una volta nella vita che, scusate, che trovi quella persona giusta e dici, oh, che fortuna, no? Mi aspetto Chiavenna, naturalmente. Sicuramente vero, perché è veramente una bella zona. Qual è il materiale che utilizzi meglio, che si adatta di più alla tua vena un po' bizzarra? Materiale naturale, materiale, preferisci il legno, preferisci il marmo, preferisci cosa più malleabile alla tua vena artistica, non tanto materialmente? Io ho iniziato con la scultura in legno, no? Poi, come ripeto, io non ho una formazione artistica, quindi ho iniziato così non sapendo, no? Non è che io ho fatto ragioneria e basta, ho fatto scuole d'arte, accademie varie, no? E ho preso un legnetto, prima scultura di Okuba, come ho detto prima, ho fatto questa donnina, ma con gli scalpellini piccoli che avevo del supermercato, quindi non è che io non ho nessuna attrezzatura, scalpelli, sguardie, quelle belle, poi piano piano mi sono attrezzato e quindi ho iniziato a fare con legno, però la vera scultura è il marmo, no? E quindi un giorno ascoltando un'intervista su Rai 3, parlavano di Carrara, di questo laboratorio, avevo già fatto qualcosina in marmo, no? Ma con la punta e il mazzotto e basta, e poi io sono anche magro, mi sono fatto male qua al gomito, mi è venuto l'alipi con dei litri, ma non riuscivo neanche a dormire di notte, l'ho fatto anche per un concorso di Milano e quindi devo farla veloce entro un mese e il marmo, dove, il marmo è duro, cioè tra il legno e il marmo c'è molta differenza. Poi devi sempre togliere materia, no? Cambiano le attrezzature, uno magari il legno lo tagli, lo togli, il marmo lo spacchi, no? Però la vera materia scultoria è il marmo. Poi anche adesso ho fatto alcune cose in bronzo, e anche il bronzo, pur essendo una materia nobile così, però è la fonderia stessa che lo fa. Il bronzo tu fai il soggetto, che può essere in gesso, in plastilina, in qualsiasi altro materiale, poi fai il calco, tutto quanto, poi ci vuole la fonderia così. Io preferisco fare una cosa mia dall'inizio e scolpire il legno, il marmo, logicamente, no? È una vena artistica un po' particolare, dicevo prima, e dietro di te c'è un'opera d'arte che ti ha creato un buffo problema nei giorni, qualche tempo fa. Si chiama, il suo titolo è Il Visulo, giusto? Aiuto. Beh, il viso, no, questo qua dietro le mie spalle, saluto un po' tutti, ciao, e comunque sarebbe il visuro, sarebbe l'unione delle parole visio e culo, ma non è una cosa volgare, no? Rappresenta Esatto. un po' così per la forma del sedere della tonda e poi che io ironizzo sulla società che al giorno d'oggi ti fa la bella faccia davanti, poi dietro ti fregano. Siccome io credo molto nella gentilezza, nella correttezza, tutte cose positive e schiette, invece mi rendo conto che la società non Però è così. ti ha creato un problema con un abitante della zona perché hai risposto in una vetrina e ti hanno Sì. imposto di rimuoverlo, ho letto su un giornale locale. Perché di sotto c'è una puristina, una vetrina in cipra Chiavenna che gentilmente mi fa esporre le sculture e l'ho messa lì. E dopo un po', a parte che molti magari si scandalizzano perché vedono un sedere, ma niente di che, no? Anzi, siamo un personaggio fumettistico. Però io, leggendo la descrizione che rappresenta la società, che fa la bella faccia davanti, molte persone mi fermavano e erano concordi con me. Poi, dopo 10 giorni circa, mi fermano i carabinieri che conoscevo. Mi fa, sono Badalena, sono Badalena. So che gli piacesse di lui. Mi fa, ma guarda, scusa, ma guarda, sono venuti su a reclamare due persone così, e meglio che la togli così. Cioè, non mi sembra niente di volgare niente, soprattutto al giorno d'oggi che Ass segna assolutamente l'unica. no, anche perché lo fai con gli occhi dell'arte. Se c'è un grande del passato a cui ti potremmo un pochino paragonare, ma anche tu stesso ti sei messo in un'opera, è Salvatore Dalì, perché anche lui giocava con queste figure un po' particolari, con questi colori, con queste forme non proprio convenzionali.
Salvatore Dalì ti rappresenta un po', perché anche tu ti sei messo in un suo quadro, che è quello che vediamo in un tuo quadro, che raffigura te da una parte e Salvatore Dalì dall'altra. Cosa pensi di aver preso da lui? Magari, infatti dico sempre, ce l'ho qua davanti, mi raccomando, lì, dammi un po' della tua tecnica, della tua genialità. Sì, lui era un po' sul folle, bravissimo nella tecnica, così anche molti dipinti a realizzarli, non canonico, infatti per quello uno originale, secondo me una persona deve lasciare il proprio segno, deve essere una cosa particolare, indipendentemente che piaccia o non piaccia. Poi in quel quadro lì ho fatto da lì a qui, nel senso indicandolo come da qui a qui, come se lui potesse trasmettermi la sua genialità, quindi l'ho fatto in bianco e nero perché è morto. Poi l'orologio molle, uno dei suoi simboli artistici, è come se andasse dalla sua testa alla mia, no? Però Salvador Dalì è uno dei miei preferiti, il surrealismo, cioè la fantasia, l'ironia, l'immaginazione, è quello che manca nella vita al giorno d'oggi. Tu hai rilasciato spesso delle dichiarazioni di giornale, c'è una frase che mi piace molto: la vita così preziosa, così poco apprezzata. Cosa intendi con questa affermazione? Che riassume forse un po' la cifra della tua vena artistica. Infatti io amo talmente la vita, ogni secondo la ringrazio, ogni mattina ringrazio quando mi alzo di avermi dato questa vitalità, questa energia, queste doti artistiche. È talmente preziosa, così che la gente, come tutte le cose, non dà peso finché non gli capita qualcosa. È soltanto quando ricevi qualcosa di negativo, allora te ne accorgi di quanto sia importante la vita. Hai maggior ragione, è quando tu stai bene che dovresti essere sempre più grato, più felice della vita che ti ha dato tanto. Poi non ci manca niente. Al giorno d'oggi fanno la gara a chi ha più problemi, chi sta male, quella, ma guarda bene dentro di te, guardati allo specchio e vedrai che forse non stai proprio tanto male. Quindi cerchiamo di essere positivi, di andare avanti, cerchiamo di risolvere i problemi e trovo appunto che in questa società non sia così, per quello che io mi reputo estraneo appunto a tutto quanto. Rapidamente, perché siamo già purtroppo in chiusura, ma avremo le cose da dire, che quasi quasi ci farà una seconda puntata prossimamente. Hai qualche mostra in cantiere, qualche in questo periodo di ripresa dopo il lockdown, è qualcosa che bolle in pentola a Chiavenna, dintorni o altrove? Sì, ho trovato che appunto chi crede nella mia arte, ha detto guarda che ti aiutiamo noi a sponsorizzare tutto quanto e sono in ballo da un mese così a preparare delle magari non proprio mostre ma magari delle manifestazioni, delle interviste in locali appropriati con alcune mie opere, sculture o dipinti che è sempre pubblicità per me, quindi a me piace parlare con la gente, discutere, sentire i loro commenti perché fa sempre piacere, magari da un commento dice, ah, te potrei fare questa cosa. Infatti, molti dipinti, parlando con alcune persone, molti mi dicono, ah, adesso faccio questa cosa. Viene in mente la lampadina, così, ma te devo farla, che bello. Intanto sono passate un po' di immagini di tue opere. Hai un sito internet, una pagina Facebook a cui qualcuno che si incuriosisca vedendo questa trasmissione possa riferirsi? Volete, c'è cioè la mia pagina Facebook, lucasalvadalena.com, oppure c'è cioè Luca Salvadalena su Facebook, su Instagram o su Twitter, così andate e contattatemi anche tranquillamente se avete bisogno di, non so, consigli per quello poco che posso darvi io, oppure Oppure veniamo a trovarti a Chiavenna, che così facciamo una bella gita in un bel posto ma e conosciamo direttamente l'autore. certo, Luca, sono aperto, dopo mi piace conoscere gente, sono tipo se volete. assolutamente sì. Infatti è nata subito un'empatia, ci siamo conosciuti tempo fa mentre ero venuto a presentare un libro e ti ho riconosciuto subito come un tipo originale, perché hai molta tecnica, perché sei bravo, ma hai quel tocco ironico che ti rende assolutamente diverso dagli altri. Ti Grazie. ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, magari ci rivedremo più in là per un approfondimento, per una seconda puntata, e poi perché ci sono tante di quelle tue opere da conoscere che vale senz'altro la pena. Grazie Luca, grazie agli amici del Diario che ci hanno seguito e alla prossima. Grazie a tutti voi naturalmente. Ciao Marco, vi aspetto qua a Chiavenna allora. Sicuramente arriveremo. Ciao, Grazie mille, buona serata. buona Ciao. serata.